come l'onda in mezzo al mar, zitti zitti piano piano ci possiamo rallegrare. Ha preso la squadra due settimane fa Gregorio Pagliucoli, dopo che la società ha deciso per un cambio in panchina. Il trainer di Figline, che già allena gli allievi del 2001 del Montevarchi Calcio, ha accettato l'incarico e ha deciso di dedicarsi anche agli allievi B di merito. Una squadra, quella rossoblu, che finora non ha espresso tutto il suo potenziale. Ma la società mi ha convinto da un progetto, sono comunque 2 anni e sono qua, la volontà del Montevarchi è riuscire a lavorare bene con i giovani per poter portare in prima squadra più ragazzi possibile. Sicuramente i campionati che stiamo facendo, quindi o di merito o di elite, riescono a facilitare tutto ciò, grazie soprattutto alla qualità che troviamo nei ragazzi di oggi qui a Montevarchi. Io sono entrato un po' in punta di piedi, qualcuno già li conoscevo perché avevo portato i su di sopra come negli elite, quindi sto lavorando soprattutto dal punto di vista mentale per fargli capire che le qualità ci sono e con l'abnegazione e l'allenamento sicuramente riusciremo ad uscire da questa bassa classifica. E adesso sentiamo alcuni ragazzi che si sono detti molto soddisfatti del nuovo corso tecnico. Si sta facendo regionali e mi trovo molto bene. Devo dire che in questo ultimo periodo si sta facendo molto più gruppo dell'inizio. Si era partiti un pochino scoraggiati, un pochino demoralizzati, però ora si sta prendendo il via, diciamo, ci si trova bene ora. Ognuno sa cosa deve fare e non lo fa per se stesso, ma lo fa per la squadra, sicuramente questo. Ah, sicuramente da quando c'è questo nuovo mister sta facendo, come ha detto Mattia, più gruppo e ci sta dando più fiducia a noi e stiamo giocando in modo più libero, senza pressioni. Eravamo partiti male, ora col nuovo mister stiamo cercando di recuperare i punti che abbiamo perso in precedenza. Non ho altezza o fisico, che gioco più sugli intercetti, sul tempismo, su movimenti. Centrocampista non troppo bravo tecnicamente, ma le mie caratteristiche principali sono quelle di recuperare il pallone e di giocarlo in maniera migliore. Sicuramente gli ultimi risultati che abbiamo avuto sono stati positivi da quando sono arrivato, non sicuramente per merito mio, ma sicuramente perché i ragazzi hanno capito che dovevano un po' cambiare rotta dal punto di vista dei risultati. Abbiamo pareggiato la prima volta con me la Scandicci, abbiamo vinto domenica e ci affronteremo l'Africa il sabato in trasferta, quindi una trasferta molto difficile. Sei stato sempre in me, quando corri alla difesa e combini una discesa, nel tuo gioco fai per tre. Se la storia parlerà della gloria delle gesta degli urrà, più nessuno oserà questa squadra di sfidare, perché certo la sconfitta subirà.